Valar Morghulis, qui Egdal Cittadella, e oggi parliamo di Città della Talpa, in A Minute of Thrones. Città della Talpa è un villaggio situato sulla Strada del Re, a sud del Castello Nero, nel Dono di Brandon, a circa mezza lega dalla barriera. Nonostante il nome di città, in originale Molestown, non può essere considerata più di un piccolo villaggio, anche se è probabilmente il più grande centro abitato del Dono. E a vederlo da fuori è ancora più piccolo di quanto sia realmente, visto che tre quarti del villaggio si trova sottoterra. Infatti, mentre in superficie ci sono solo alcuni edifici come stalle, baracche e la fucina di un fabbro, sottoterra è pieno di cantine e calde stanze sotterranee connesse da tunnel, compreso il famoso bordello di Città della Talpa. Frequentato regolarmente da numerosi confratelli dei Guardiani della Notte, il bordello di Città della Talpa si estende quasi esclusivamente sottoterra, con l'ingresso in superficie che consiste solo in una piccola baracca di legno riconoscibile grazie a una lanterna rossa appesa sopra la porta. Tra i Guardiani della Notte, l'uso dei servizi del bordello è talmente diffuso da avere un eufemismo dedicato. Infatti, dicono di andare a scavare per tesori sepolti quando vanno a divertirsi con le prostitute del bordello sotterraneo. Gli abitanti di Città della Talpa coltivano i campi nei pressi della città, o meglio, coltivavano, visto che durante il loro attacco alla barriera i bruti hanno bruciato il villaggio, che fortunatamente era stato evacuato grazie all'avvertimento di Jon Snow. In seguito all'arrivo di Stannis alla barriera, Città della Talpa viene abitato dai bruti fatti passare a sud della barriera da Jon, ora Lord Comandante dei Guardiani della Notte. Ed è così che lasciamo il villaggio, ma essendo il primo centro abitato a sud della barriera, non durerà molto una volta che gli estranei riusciranno a oltrepassarla. Ma di questo potremo parlare in futuri video. Per essere sicuri di non perderli, iscrivetevi ed unitevi ai nostri fantastici patrons per supportare il canale e ottenere contenuti esclusivi. Valar Dohaeris.